Appena si entra nel museo, lo sguardo è attratto dai colori vivaci di questa grande pittura, dalla composizione luminosa e monumentale. Essa rappresenta l'ascensione del Cristo, narrata dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli. I personaggi di quest'opera sono collocati su tre piani distinti. Sulla terra, la Vergine Maria assieme ai 12 apostoli e a San Paolo assistono all'ascensione in cielo di Gesù Cristo, che è accolto con un gesto benedicente da Dio Padre. I tre spazi sono uniti tra loro dagli sguardi dei personaggi e da un asse simmetrico centrale formato dai corpi della Beata Vergine, del Cristo e di Dio Padre. Alle spalle dei personaggi si intravede un paesaggio minuziosamente descritto che evoca la campagna italiana e trascina lo sguardo in lontananza. L'identità della maggior parte dei personaggi raffigurati sulla terra resta un mistero. Tuttavia, le caratteristiche di alcuni di loro ne hanno consentito un sicuro riconoscimento. A destra della Vergine, l'artista ha raffigurato San Pietro, che ha con sé le chiavi del paradiso. Sulla sinistra, San Paolo è riconoscibile grazie alla presenza della spada, che testimonia l'iniziale vocazione militare del santo, così come la sua morte avvenuta tramite decapitazione. I restanti apostoli, situati ai lati di questi due fondatori della Chiesa Cattolica, sono ancora ignoti. In origine, queste due pitture costituivano la parte centrale di un insieme molto più grande, composto da 15 pannelli, realizzati in Italia sul finire del XV secolo dal pittore Pietro di Cristoforo Vannucci, detto il Perugino, su commissione dei monaci benedettini del monastero di San Pietro di Perugia. Queste pitture sono una testimonianza notevole dell'arte rinascimentale italiana. La precisione nella raffigurazione dei personaggi, gli effetti volumetrici dei drappeggi, la profondità dello spazio sullo sfondo, la vivace gamma cromatica e la raffinatezza della resa pittorica fanno di questo pannello un'opera di eccelsa qualità. L'eleganza dei gesti, che si fondono in ritmi armoniosi e pacati allo stesso tempo, preannuncia lo stile classico che verrà ripreso in tutta Italia dagli artisti della generazione seguente, in particolare da Raffaello Sanzio, il più illustre allievo del Perugino.